Sì, ciao, sono Gennaro, saluto Ciao Gennaro. l'ospite. Ciao Gennaro. Senti, molto velocemente qualche considerazione su tutto quello che è stato detto sinora. Vai. Allora, per quanto riguarda dove sono andati a finire i soldi di Matarrese, io un'idea ben precisa ce l'ho, ma comunque diciamo che appartiene al passato. Vabbè. Ecco, diciamo un'altra cosa, l'azionariato popolare, io vi inviterei a non insistere più perché l'azionariato popolare, sentimentalmente parlando, è una grande cosa. Io vorrei dire solamente che c'è stata una persona qui a Bari ultimamente, c'è cioè un'azienda che fa capo a Di Bartolomeo, che ha investito nel Bari 2 milioni di euro, vero? Ecco, allora 2 milioni di euro sono equivalenti, il caso lo ha voluto, all'ingaggio di Barreto per un anno. 1.200.000 che con contributi e parte fiscale equivalgono a circa 2 milioni di euro. Cioè, il risultato finale, perché io vado a quello, il buon De Bartolomeo, merito a lui, ha pagato i bagordi di questo vagabondo, il quale è venuto a Bari non per giocare a pallone, ma per fare i fatti suoi. Poi era infortunato, non Barreto era è ancora infortunato, infortunato, ecco. questo bisogna dirlo, Sì, vabbè, è comunque ancora fuori, eh? benissimo, Le sì, posso quello fare che una sia. domanda? Comunque è servito a fare questo. Quindi quando sento parlare di azionariato popolare, oltretutto qui a Bari, ragazzi, diciamocelo francamente, chi va allo stadio, giustamente, perché io capisco, Sì, sta Davide, vai, posso lì, chiederle una sta. cosa a livello di curiosità, cioè se ci fosse una società organizzata. Le chiedo, se fosse una città organizzata con una società organizzata con uno statuto, diciamo, ben definito e con la possibilità di intervenire sul Bari, lei una cifra la investirebbe? No, aspetta un momentino, cominciamo, facciamo un passo indietro. Qua il gioco del calcio si regge non tanto sugli statuti ma sui soldi. Allora, qui innanzitutto a Bari, e il Bari in certe condizioni, poi io dovrei dire a certe condizioni se alcuni personaggi dovessero sparire, quindi il Bari diventa. Infatti io penso che Matarrese, se vuole uscire, ci vuole un po' di tempo, è quello di fare, dico una cosa dolorosissima, perché è dolorosa, dovrebbe far scivolare la squadra piano piano verso il basso fino a quando a un certo punto non c'è la convenienza di comprare, quindi vendendo e andando giù come categorie, e fino a quando non c'è la convenienza economica dovrebbe intervenire uno che si compra la società e libera il campo da tutti questi arzigogolamenti, perché Ma altrimenti non ne nelle usciamo catene più più. basse non c'è È dura. convenienza Grazie, grazie no, per il. perché Bari sai che è un affare ottimo, voi lo sapete, cioè Bari c'ha Sì, lo però puoi stadio, c'ha ripartire la dal passione, c'ha basso le qui. cose, però purtroppo finora ci sono stati degli ostacoli che ci hanno tenuto lontani tutta la storia da coppe, cose eccetera, che hanno fatto squadre che con Bari non avrebbero proprio da fare il minimo paragone. Lo so. Grazie, grazie per il suo intervento, Davide. No, io non sono No, d'accordo con l'ultima considerazione proprio. nemmeno io, ma al di là di questo io mi chiedo una cosa, cioè se ci fosse la possibilità di intervenire in modo sicuro, magari anche con la tutela delle istituzioni, e uno dice io destino dei soldi, però poi posso, diciamo, almeno in parte, in minima parte, come avviene, ripeto, in altre società, non stiamo parlando di Sì. fantascienza, contribuire ai destini della mia squadra di calcio. Ma siamo sicuri che davvero nessuno, cioè io lo dico, se ci fosse la possibilità di dare un contributo al Bari da parte delle persone, io lo darei. Però Davide, Nell'ambito non so quanti lo delle mie farebbero, possibilità. sinceramente. Cioè, anche Ma secondo non lo me so, io comunque è sono un'ipotesi comunque convinto. difficile, di difficile attuazione qui Sì, a io no, Bari. non dico che debba essere un azionariato popolare al 100%, però io dico che se una parte di società si destina all'azionariato popolare, secondo me si possono avere dei risultati interessanti. Basti pensare quanto portano 1.000 persone che mettono 100 euro. Praticamente Certo. portano, se non faccio male i conti, quasi 1 milione di euro, o comunque, insomma, facciamo, cioè, ragioniamo anche in questa ottica. Poi si trovano le convenienze, magari qualcuno si compra il suo posto allo stadio, però non precludiamo a nessuna possibilità. Cioè, io dico, se si può percorrere almeno in minima parte, proviamoci. Davide, dobbiamo fare un piccolo break. Conosciamo adesso meglio un ragazzo barese che va forte sulle due ruote, Fabio Caricola. Conosciamolo meglio.
Fabio Caricola, 18 anni, faccio il pilota qui in Puglia. Mi diletto in questo sport che purtroppo qui in Puglia non è molto seguito, però ho amato fin quando ero piccolo e continuo e spero di poter continuare fin da grande. Io ho iniziato inizialmente con una mini moto, con dei go-kart, vabbè, non era la macchina quella che volevo, non volevo guidare le macchine, erano sempre state le moto il mio punto più, diciamo, ambito. Ho continuato con le moto, ho iniziato dalle categorie un po' più piccole fino ad arrivare alla 600 dove mi trovo oggi. A Bari diciamo che non ce ne sono molti di piloti. Mi sono appena qualificato domenica secondo nel campionato del Promo Race Cup, che è un campionato che gestisce sia il Sud Italia che tutta l'Italia. E mi ho tolto gli sfizi anche perché sono andato a correre al Mugello, dove fino ad ora solo visto in PlayStation, diciamo. Io purtroppo non ci ho scritto la velocità sui contachilometri perché non mi piace tanto vedere la velocità, però so che arriviamo sui 200-220 km/h. Prossimi impegni li stiamo decidendo perché abbiamo un anno 2012 ben programmato, diciamo, vogliamo fare un campionato fuori Italia, fuori dalla Puglia. E continuare ad allenarmi qui a Bineto perché è una pista, come dico, molto tecnica. E andare a Mugello, Misano, Vallelunga. Il sogno è diventare come il più ambito motociclista al mondo, Valentino Rossi, ma diciamo che si punta più in alto possibile, ma arrivare a quei livelli già sarebbe un'ottima cosa. E allora in bocca al lupo a Fabio Caricola anche per il proseguo della sua carriera. Siamo praticamente in chiusura, Davide, oggi potrebbe arrivare l'ufficialità dei due punti di penalizzazione, comunque male anche se un po' ce l'aspettavamo. Un ultimo flash sul prossimo impegno del Bari-Sampdoria sabato pomeriggio alle 15 al San Nicola, la Sampdoria che peraltro va in panchina Iachini. Sì, peccato trovarla con il cambio di allenatore perché era in netta difficoltà, però il Bari insomma con il Torino ha dimostrato di sapersela cavare anche con squadre più attrezzate. Continuo a dire che secondo me questa Serie B è di un livello molto molto basso, quindi perché non provarci? Insomma, speriamo soprattutto perché in casa non si può continuare a perdere, insomma, quindi certo, mi auguro che insomma questa crisi in casa finisca, anche perché il Bari deve cercare di recuperare sul campo i punti che purtroppo oggi verranno decurtati. L'appuntamento è con il TB Sport Ultimo Minuto sulle frequenze di Radio Bari. Sì, ci vediamo sabato e poi per un bel pezzo non ci saremo di sabato perché il Bari giocherà due volte di lunedì, una di domenica, quindi vabbè, sì, sabato più o meno dalle 16:30, sì. Dalle 16:35 ci siamo noi e poi insomma sapete il dopo partita e tutto quanto insomma come sempre, quindi vi aspettiamo. Sì. Oltre alla partita toccheremo un po' tutti gli argomenti che gravitano intorno al Bari. Eh sì, quindi tu invece toccherai i giocatori dalla... No, non li toccare, no? però li farei sentire. Stop, un grazie al giornalista Davide Lattanzi. Grazie a te. Un grazie anche a voi. Il TV Sport invece torna domani come di consueto alle 14:30 con Enzo Tamborra. Buona giornata.